A posto ci siamo? Bene. Buongiorno, buona Immacolata, tanti auguri alle concette, alla Clarettina, alle concettina e così via, alle Imma. E tanti auguri, cominciamo a darci in anticipo, Grazie, tanti auguri a Enza è con tutti. noi, ma non c'è sta, non è stato molto difficile organizzare questa presentazione. Enza sta sempre qua. Esattamente. L'abbiamo presa da un angolo e l'abbiamo portata qui a fare Una suppellettile. questa pillola di Io ci sto. Vi ripeto, le pillole di Io ci sto sono nate come promozione, bieca promozione libraria. Il motto è accattata viva. I libri che vi proponiamo sono sicuramente belli, sono interessanti, ma è importante soprattutto che li compriate nelle librerie fisiche. Se possibile, da Io ci sto. Non vi devo dire altro e sentiamo Enza come ci racconta il suo La guerra non torna di notte. Allora, nello spirito biecamente commerciale, come abbiamo detto, qui abbiamo delle copie che attendono di essere vendute. Allora, questa è una storia innanzitutto napoletana, è una storia che ci fa andare indietro nel tempo. Nel 1943 si svolge il nucleo centrale di questa vicenda, che è però anche una vicenda che va all'indietro, arriva fino alla prima guerra mondiale. La storia ha al centro una protagonista femminile, quindi si parla di donne e di emancipazione femminile, quindi un libro che sicuramente potrà accompagnare giovani ragazze nel loro percorso di crescita e donne che oggi più che mai vivono questa protesta, questo rumore. Ecco, questo è un libro che dovrebbe un po' fare quel rumore contro il patriarcato di cui si parla tanto in questi giorni. Nel 1943 Napoli è bombardata, l'8 settembre c'è l'armistizio di Badoglio che spiazza i tedeschi, iniziano i rastrellamenti. Questa donna, Cenzina, e diciamo che Cenzina è mia nonna perché il romanzo si ispira ad un fatto realmente avvenuto, quindi è una storia vera, Cenzina si ritrova in un'altra casa, perché sballottata dai bombardamenti, rifiuta uno sfollamento verso la provincia di Napoli e decide di avvicinarsi ad uno dei più grossi ricoveri della città, di fronte al mare, sul largo Sermoneta, e arrivano, bussano a questo cortile, a questo palazzo, due ebrei, due giovani ebrei, in quel momento in cui tenere due ebrei nascosti significa rischiare la vita. E loro faranno una certa scelta, dico loro perché è una scelta corale, fino a questa corale ribellione di tutta quanta la città. Quindi è un libro che unisce l'aspetto, diciamo, della storia collettiva di Napoli, per gli appassionati di Napoli, perché si attraversano le strade, le case, ci sono degli elementi anche un po' di folklore. Infatti il libro inaugura la collana Affreschi, è il primo, non è un romanzo storico, ma è comunque un affresco sulla città, quindi per gli amanti di Napoli, per gli amanti della città, per chi ama la storia, ma è un racconto intimo che incrocia quello collettivo. Quindi anche per chi ama un tipo di narrazione più introspettiva, perché noi vedremo che questa Cenzina ha una sua storia da raccontare, che si intreccia con quella della città. La liberazione di Napoli e anche la liberazione di Cenzina al grido di Yatvin, quindi anche un forte orgoglio napoletano, perché siamo stata la prima città che si è liberata dal nazifascismo, e questo forse ce lo ricordiamo troppo poco, nonostante la nostra medaglia d'oro. Insomma, consigliato a grandi e piccini, accattata via. Dicevi della narrazione, e dicevamo prima che tu sei qui di casa, sono 10 anni che Enza è qui con noi col suo laboratorio di scrittura creativa. E non mi scorderò mai durante queste pillole di ricordarvi che siamo nei 10 anni di Io ci sto, che il 21 di luglio del 2024 ci sarà una grandissima festa, che partirà il giorno prima del sabato, perché il 21 capita di domenica, e che in questa occasione, per esempio, la nuova associazione che si associa per Io ci sto pagherà pochissimo, pagherà
soltanto 30 euro della sua associazione, non mi dimentico mai di dirvi tutto questo, non mi dimentico mai di dire che Enza è stata con noi fin dall'inizio e da 10 anni tiene qui un laboratorio di scrittura creativa. Volevo chiederti, questo laboratorio, a parte insegnare a tanti che comunque hanno anche pubblicato, alcuni dei tuoi studenti hanno pubblicato in questi anni e così via, hai insegnato qualcosa anche a te? Certamente, perché l'idea stessa di organizzare un laboratorio, quindi di pensare a degli esercizi, a delle letture che siano semplificativi di alcune tecniche, è in qualche modo, per me non voglio dire un ripasso, ma un entrare più in profondità in quello che è il funzionamento del dispositivo narrativo, ascoltare le cose che scrivono i corsisti e anche provare a dire a ciascuno di loro qualcosa, commentarle, e diventa ha sempre un forte feedback anche su quello che io poi faccio nel mio laboratorio privato, perché poi ogni scrittore combatte con il fantasma della scrittura, con le proprie incertezze, i dubbi, quello che dice agli altri alla fine rimbalza su di te, quello che scrivono gli altri, ecco, capire un pezzo funziona o non funziona. Io mi sono allenata molto in questi 10 anni a dire questa cosa può funzionare, questa cosa no, e quindi questo ritorna poi quando io mi metto a raccontare le mie storie. Mia considerazione personale, diciamo, questo modo di approcciare la scrittura non è da tutti, purtroppo moltissimi non si fanno domande, hanno solo certezza rispetto a quello che scrivono e hanno anche la certezza di dover essere pubblicati. Questa è la considerazione personale mia, da libraio, che ogni giorno vede arrivare in libreria circa 20 novità per tutta la durata dell'anno, 20-25 novità al giorno che entrano in libreria. Ed è veramente difficile dare spazio e giusto spazio e giusta attenzione a tutti i libri che arrivano, anche perché, diciamo, su questi 20-25 perlomeno i 3/4 potrebbero benissimo restare nei cassetti di chi li ha scritti. Detto questo, non doveva restare nel cassetto il libro di Annalisa Angelone, Diana Spencer, Morte, Mito e Misteri, edito da Alessandro Polidoro, editore. Ecco, Alessandro è stato qui ieri con noi nella sua veste di scrittore, qui ve lo ripropongo come editore. E ripeto, una casa editrice giovane, se non nel, adesso non c'è, quindi se non nel titolare, ma sicuramente nella redazione e nella capacità di trovare argomenti e spunti non soltanto in Italia, non soltanto a Napoli. In questo caso invece l'autrice è napoletana, è conosciutissima e ha sfruttato la sua grande capacità di ricerca dei dati, delle fonti, per non scrivere qualcosa di banale tra le tante cose che sono state scritte su Diana Spencer e la sua storia, la sua tragedia personale. Ci è riuscita benissimo, è quasi il romanzo della sua vita, ma allo stesso tempo è una biografia approfondita, ricca, ripeto, di notizie assolutamente controllate e al di fuori del pettegolezzo. Di Annalisa Angelone, Diana Spencer, Morte, Mito e Misteri, edito da Polidoro. Enza, tu invece ci proponi qualche altra cosa? Abbiamo parlato di scrittura, cosa ci dici? Propongo Paolo Di Paolo, un romanzo senza umani, che è un romanzo raffinatissimo, su uno dei temi più cari a Paolo Di Paolo, cioè il tema del tempo e della memoria, che trova però modo di raccontarsi attraverso un intreccio, diciamo, straordinario, una trovata veramente particolare, perché il protagonista di questo romanzo è uno storico che risponde ad una mail che ha ricevuto 15 anni prima, quindi parte da qui l'inciampo, diciamo, l'innesco della trama. E poi, rispondere ad una mail di 15 anni prima significa riallacciare il tempo presente al tempo passato, per capire che cosa è successo in quello iato, in quella distanza, e soprattutto chi era prima Barbie, e se questa idea di sé, se questa narrazione corrisponde all'idea di sé che hanno gli altri.
Questa risposta però lui se la va a cercare sul lago di Costanzo, e qui c'è quasi un libro nel libro, perché questo storico sta studiando una glaciazione avvenuta in età moderna che aveva congelato completamente questo lago, quindi anche l'idea di questo gelo che ferma il tempo, che rapprende le emozioni e quel fotogramma. Quindi questo romanzo ha attraversato non solo, vabbè, dalla questione ambientale, che non è sicuramente centrale, ma proprio sul senso della vita, il rapporto al tempo e a come noi viviamo il tempo soggettivo e a quello oggettivo dell'esperienza. E se è possibile che l'idea che noi abbiamo di noi stessi coincida con quella degli altri, o se siamo alla fine dei fantasmi. Sul filo di questa ossessione, una storia anche raccontata con leggerezza e ironia e con una lingua veramente accattivante. E allora, noi siamo aperti oggi, anche oggi che diciamo è festività, siamo aperti fino alle 19.30 e non più di là, perché c'è la partita del Napoli stasera, la Juve, quindi siamo tutti quanti lì sugli spalti delle nostre case davanti al televisore. E però avete tutto il tempo oggi di passare in libreria per il consiglio di Enzo Alfano, Paolo Di Paolo, Romanzo Senza Umani, per il mio suggerimento con il libro di Annalisa Angelone, Diana Spencer, Morte, Mito e Misteri, edito da Pomidoro, ma soprattutto per La guerra non torna di notte di Vincenzo Alfano, a Cattadavino. Ciao! Ciao! Noi ormai dobbiamo proprio...